Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, per chi volesse sostenere il canale deve fare un semplice clic gratis su iscriviti attivando la campanellina. Finalmente la telenovela argentina è finita, è arrivato Palacios, è ufficiale, bellino, tutta faccina pulita, faccina d'angelo, il vestitino della domenica, si è fatto tutte le foto in sede con tutti i trofei. È un ragazzo questo che secondo me può dare tante soddisfazioni all'Inter. Io lo conoscevo poco, l'avevo visto giocare solamente 3 volte. Ragazzi, sui video ti fanno vedere solo le cose belle, sono un po' come i video dei matrimoni, dove nel mio video del matrimonio, per dirvi, non si vede un mio amico e casca dal tavolo, ubriaco. Quindi... Scusate, ma me vuoi mettere questa cosa qui? Devi guardare gli spezzoni di partita per capire un po' come si muove le varie fasi di gioco. Perché su YouTube nei video mettono solo le cose belle, le cose poco buone non le mettono. Io sono contentissimo che sia arrivato questo ragazzo perché a pelle mi piace tantissimo. Mi avete chiesto differenze con Bissek, che come lo vedo a livello difensivo, secondo me è molto più bravo di Bissek. Bissek lo vedo come quinto, come esterno, non lo vedo come centrale difensivo e lo vedo poco anche come braccetto, se non con Darmian o diciamo. L'esterno di turno che gli para le spalle in fase difensiva rispetto a Bissek, parlo di Bissek che è un giocatore. Bissek a me piace in fase propositiva, non piace tantissimo in fase difensiva, dove secondo me Acerbo deve migliorare tantissimo. Palacios a livello difensivo è molto più forte di Skriniar, ha più scatto, ha più posizionamento. È molto più coordinato l'argentino rispetto al tedesco, è molto più agile nello stretto e a livello tattico è molto ma molto più disciplinato. Quindi questo è un ragazzo, Palacios, che se ci si lavora bene può dare veramente delle grandissime soddisfazioni. Come dicevamo con Michele, che saluto, ci siamo confrontati su Palacios, lui ha fatto un post diciamo simile a quello che vi sto dicendo io, ci siamo detti queste cose qui. È vero quello che dice lui, e sono totalmente d'accordo, dovrà fare una trafila simile buongiorno, ovvero sia incominciare da braccetto e piano piano spostarti da centrale, perché il braccetto è un ruolo comunque di tanta responsabilità, ma se sbaglia il braccetto hai comunque modo di recuperare, se sbaglia il centrale poi dopo c'è il portiere, ragazzi. Quindi quello è un ruolo troppo importante, dove il margine di errore deve essere basso per non dire nullo. È impossibile che il margine di errore sia nullo, però devi sbagliare quasi mai. Nella copertura della linea del passaggio avversario, lui è molto bravo anche nelle marcature preventive. Ha un grandissimo dribbling, ha un lancio di 50 metri tipo bastoni. Lo aiuterà molto, secondo me, quando verrà messo centrale nell'uscita palla. Queste doti tecniche che lui ha lo aiuteranno molto quando dovrà uscire con la palla. Lancio di 40 metri, può fare ripartire l'azione, dribbling, anche se è centrale difensivo, dribbling, però sono comunque delle doti importanti che lui ha. Lui è sicuro dei mezzi che ha, un ragazzo con tantissima personalità. Quindi a livello difensivo, secondo me, rispetto a Bissek, che è di tutt'altra pasta, è molto più forte. Quindi e a livello tattico è molto più avanti, è molto più intelligente. Quindi il campionato argentino, ragazzi, insomma, è un campionato dove continuano a sfornare talenti anno dopo anno, mentre nel nostro purtroppo i talenti sono andati un attimino in letargo. Quindi questo finalmente la telenovela è finita e arriva questo ragazzo, ora sta Inzaghi. Secondo me ci saranno due persone fondamentali per lui, oltre all'allenatore, che è scontato dirlo, ma Acerbi lo può far crescere tantissimo. Quindi, caro Palacios, appicciati a Acerbi e cioè, fatti dare la stanza con lui in hotel in ritiro, chiamalo la sera, guardati i video, cioè, perché accanto ad Acerbi, secondo me, puoi accelerare la crescita. E ripeto, lui molto probabilmente incomincerà da braccetto sinistro, dove tra l'altro abbiamo sia Carlos che Bastoni, dove in quel ruolo siamo sicuri, perché lo sapete, io di Carlos Augusto ne parlavo da quando era al Monza, da prima che entrasse in orbita Inter, perché
perché un calciatore mi è sempre piaciuto tantissimo. Carlos per me è un grandissimo calciatore, quindi diciamo che poi dopo il futuro di questo ragazzo proveranno sicuramente a metterlo centrale, ma guardate che lui gioca sia per centro che centrale. Il centrale è un ruolo che lui ha fatto tante volte in Argentina, solo che ultimamente stava giocando molto di più braccetto, quindi lo sa fare il centrale difensivo, può giocare il centrale difensivo. Questi sono gli acquisti che mi gasano, indipendentemente dal voto che ho dato io al mercato, ma io avevo piene le palle di questi over 30-35 anni. Questi sono acquisti da fare. È normale, servirebbero anche dei giocatori di 26-27 anni. Tipo Gudmundsson ci avrebbe fatto comodo davanti, sia per saltare l'uomo, per la superiorità numerica, per l'inventiva, non è stato possibile prenderlo, e davanti siamo quelli che siamo. Gli argentini ci hanno sempre dato tantissima soddisfazione, tranne uno, il ballerino, che è Correa. Ma il ballerino in Italia ha dimostrato di poter fare qualcosa, ha fatto 2 gol contro il Verona, la Lazio 7-8 gol all'anno li faceva, tanto ormai rimane qui, ragazzi, non va da nessuna parte il ballerino, nessuno gli paga l'ingaggio, parliamoci chiaro, sono 3 milioni e mezzo, ma di osa ragioni, ma chi è quel pazzo che gli dà 3 milioni e mezzo? Ballerino rimane qua, cerchiamo di tifare anche il ballerino, perché a calcio poi saprebbe giocare, il problema suo è di testa, è caratteriale, anche fisico, perché se mette in moto la Vespa si strappa, tutto quello che ti pare, ma comunque sa giocare a calcio il ballerino. Il problema è che non riesce mai a tirare fuori le qualità. Quest'anno lo avremo in rosa e dobbiamo tifare anche il ballerino. Magari entra stasera e fa gol, che ne sai, però ragazzi, siamo questi, e ripeto, io rispetto all'anno scorso, questo è uno spogliatoio di grandi uomini. Per me questo è uno dei gruppi migliori degli ultimi 20 anni, e quest'anno ti farò il doppio quando vinceremo, perché questi ragazzi devono andare incontro a una mission impossible quasi, perché dovranno affrontare 70 partite, purtroppo vedrete che giocheranno quasi sempre gli stessi, perché in questa squadra qua degli 11 titolari non puoi fare 5-6 cambi, perché altrimenti la squadra scende troppo di livello, la panchina è quella che è. Ti puoi permettere 2-3 cambi al massimo, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, quindi io sono orgoglioso di questi ragazzi, di questa squadra, che hanno dimostrato sempre di dare tutto in campo, di uscire con la maglia non piena di sudore, piena di sangue, quindi questi ragazzi veramente complimenti, è bello, è uno spot per il calcio vedere l'Inter, perché comunque sono tutti dei giocatori che si stimano, che si aiutano, perché il calcio deve essere anche unione, deve essere comunque trasmesso anche un messaggio di unione, e questo l'Inter lo fa. Quindi benvenuto Palacios, vamos Argentina, ti do tutto quello che ti pare, mi raccomando, studia da Acerbi e facci vedere che passa sei fatto, perché io lo so che sei forte. Ciao Inter.